Se questo video raggiunge 150.000 mi piace, vi regalerò a uno di voi l'account, a un fortunato, quindi spolliciate, iscrivetevi al canale. E ciao a tutti amici, sono il vostro caro Dexter e oggi sono qui con un video speciale perché, come avete detto dal titolo, sono qui per mostrarvi il mio armadietto pieno di skin rare, praticamente della prima season, ultra rare. Quindi voglio tanti pollicioni in su, anche perché a 150.000 mi piace potete vincere un account di Fortnite con tante belle skin. Questo perché questo account mi è stato regalato da un fan con cui mi sono trovato a giocare questi mesi insieme, ma che ha deciso di non giocare più a Fortnite perché si era rotto le palle. Ci gioca dalla prima stagione, si è rotto le palle, adesso sta giocando assiduamente a Realm Royale, quello dove diventi un pollo. E siccome è mio fan da tanti anni, cugino di Mike, e comunque mi ci sono trovato a parlarci, sono entrato in confidenza, ha deciso di farmi questo bel regalo, ovvero di regalarmi questo account con delle skin utilizzate dai pro player. Ma non vi spoilerò nulla perché ora l'andremo a vedere, ma prima di iniziare col video vi ricordo di lasciare tanti like, perché se questo video raggiunge 150.000 mi piace, vi regalerò a uno di voi l'account, a un fortunato, quindi spolliciate, iscrivetevi al canale, seguitemi su Instagram che trovate in descrizione e soprattutto fate una foto a questo video e ritaggatemi su Instagram. Quindi dai con pollicioni, dai con le foto. Questo tipo di video l'hanno fatto anche Stephanie, un altro ragazzo che si chiama ZanSSG, ma ho deciso di farlo perché penso che questo sia uno degli account più raro di YouTube Italia. Ma siamo qui sul mio armadietto. Allora ragazzi, già io questo stendardo non l'ho mai visto da nessuna parte, quindi io inizierei con gli stendardi, ragazzi, che vabbè sono questi speciali, questo fantasmino per me è spettacolare. Fondatore, ragazzi, vuol dire che ha comprato il gioco quando c'era, insieme alla modalità quella col PvE. Sono delle emoticon veramente rare. Poi ci sono queste speciali e queste di battaglia reale, che insomma queste le abbiamo un po' tutti. Ma passiamo alle skin, ragazzi, la parte più succosa. Qui vediamo un carburo, questo ce l'ho anch'io, si fa con questo pass battaglia, non è molto rara la skin, fa parte della quarta stagione, supereroe che tutti noi conosciamo, l'ha fullato e non è niente di interessante, è una bella skin comunque sia, fatemi sapere se voi la usate. Ma poi veniamo al secondo, ragazzi, il secondo è lui o lei, il cavaliere rosso, skin leggendaria, skin che si poteva shoppare nel negozio nella seconda stagione e sinceramente io ne vedo anche pochi con questa skin in giro, anche perché non l'hanno più rimessa nel negozio. Ma passiamo all'altra skin, ragazzi, super rara, questa uscì a Natale e non ho visto mai nessuno, soprattutto in questi due mesi di gioco fisso non ho mai visto nessuno con questa skin. Colpo da maestro si chiama, ovvero lo schiaccianoci. Guardate quanto è brutta, cioè è brutta ma ha un suo fascino. Come vedete è una leggendaria perché è la primissima skin leggendaria uscita. Veramente, veramente bella. Poi abbiamo il Raven, ovvero il corvo, è figa. Io sinceramente l'ho usata la prima settimana, i primi 10 giorni e poi non l'ho più. Poi abbiamo Avok, che mi pare la dessero con il Twitch Prime precedente, perché adesso ne fanno tipo una donna adesso. Poi abbiamo John Wick, che era la skin che davano fine pass battaglia, in questa stagione 4 danno Omega, e la scorsa stagione davano John Wick. Se ne vedono sempre di meno, è comunque una skin rara, ma che hanno molte persone. Questa è il classico orsetto di San Valentino, che aveva un backpack fighissimo, col fiocchetto che vi farò vedere, quando vedremo anche gli zainetti, perché vedremo tutto, ragazzi. Sono veramente contento, ma non penso che la userò, non mi piace molto. Come non mi piace questa skin, che sempre fa parte del set di San Valentino, tutti l'abbiamo presa sta skin perché c'aveva le ali. Questa skin invece è veramente bella, molto comune, ce l'hanno un po' tutti, è il T-Rex, però è figa, è trollerina, è troll, mi piace. Poi c'è Valore, che fa parte di questo pass battaglia, Wonder Woman dei poveri. Poi abbiamo il Viaggiatore Oscuro, probabilmente si sbloccava con pass battaglia della season 3. L'agente Elite, sempre, che si sbloccava con il pass battaglia della season 3, questa la uso spesso. Poi abbiamo l'agente Ribelle, che davano con fino a pochi giorni fa a 5€. Oh, abbiamo un'altra skin di Natale, skin che non si vedono più ormai, ovvero l'artigliere dello zenzero femmina. Ci dovrei avere anche il maschio, è bella. Le cose di Natale sono tutte abbastanza creepy, però è fatta bene, mi piace. Voto 10, la userò, anche se ormai siamo in estate e fa un caldo tremendo. Poi abbiamo questo che fa parte, vabbè, da inizio season, questa da inizio season della season 3. E poi ragazzi, le due skin penso che valgono di più di tutte queste che vi ho fatto vedere, perché queste sono le prime skin in assoluto, perché prima non c'erano, perché quando hanno introdotto lo shop hanno introdotto questa skin
E poi quest'altra, ragazzi, che è la skin di Meat. Veramente, veramente grazie. Penso che questa sarà la skin che userò sempre, ragazzi. Se mi seguite su Instagram vedrete Vittorio Reali con questa skin a go-go, perché penso che sarà quella che userò in tutti i game che farò. Anche se ce ne sono altre che mi piacciono tantissimo, però questa qua proprio è la mia preferita, come Meat. Magari essere forte come Meat. Poi abbiamo quella del Twitch Prime, appunto, che è nuovissima, la potete ancora sbloccare. Questa anche, l'omino di Zenzero. Vabbè, insomma, abbiamo la coppia uomo maschio e femmina. Molto molto bella, molto inquietante anche questa. Non si sa tra questa, questa e questa qual è più inquietante. Rispondete nel sondaggio. Le sorprese non sono finite, perché ok che ci sono le skin epiche, ma ce n'è un'altra veramente rara. Non è questa, ovviamente. Non è neanche questa, che è, tra l'altro, è anche un po' bruttina. Abbiamo un subcomandante che non conosco, forse era qualcosa di Twitch Prime. Poi abbiamo Tecnica, che fa parte di questo pass battaglia. Questo, che fa parte di questo pass battaglia. Poi abbiamo il Cavaliere Reale, che è molto raro. Faceva parte del set dei Cavalieri della seconda stagione del pass battaglia, insieme allo Scudiero Blu, che praticamente è la stessa cosa. E poi attenzione, perché abbiamo l'altra super skin rara, che anche questa su eBay costa un sacco di soldi. Ovvero l'aviatore che davano al completamento della prima season. Se te raggiungevi tipo livello 20, livello 25, davano questa skin qua. Quindi è veramente, veramente rara e bella. Anzi, me la metto subito e vi farò vedere i balli con questa. Ma prima dei balli vi faccio vedere i backpack, perché anche qui ne abbiamo rari. Vabbè, abbiamo le ali che tu conosciamo. Abbiamo il fiocchetto, eccolo qua, che vi dicevo prima, dell'orsetto. E poi abbiamo questo che è del Raven. Questo mi sembra che sia del pompiere là. Questo invece è di Twitch Prime, quello precedente a questo. Mettiamo le bombe, lo zainetto che a me piace tantissimo del dinosauro. Poi abbiamo lo scudo rosso del primo pass battaglia della seconda stagione, quindi molto buono. E poi vabbè, queste qui sono abbastanza comuni, gli sblocchi con questo pass battaglia. E questa te la regalavano quando Fortnite ha avuto dei problemi. Questo fa parte, credo, del Twitch Prime. Non è rarissimo. E poi abbiamo gli scudi, che non capisco perché ce ne sono due uguali. Probabilmente uno era per la femmina e uno per il maschio, sempre della seconda stagione E poi abbiamo lo standard di Twitch Prime. E questi erano gli scudi. Niente di che. Poi abbiamo, attenzione, già vedo la mannaia che è rarissima. Prima di passare alla mannaia, vediamo tutti. Colpo a arcobaleno, molto carino. Questo lo davano con la season 3, mi sembra. Questo sempre con la season 3 davano. Questo non lo conosco affatto, ragazzi. Ashalibur fa parte sempre della seconda stagione, molto figa. Poi abbiamo, vabbè, Twitch Prime. Dente di sega, vabbè, lo davano. Questo lo davano sempre con il pass battaglia, mi ricordo. Questo, vabbè, questo è il pass battaglia della quarta season. E poi c'è l'Ash. E questo è il piccone più raro del gioco, perché lo davano appunto appena hanno messo lo shop. Quindi veramente il piccone più raro del gioco, che vi metterò sicuramente. Questo è il piccone di Carburo. Poi abbiamo il piccone di Valore. E il piccone di San Valentino, molto carino. Il piccone standard, poi, che hanno tutti i no skinnati. E poi attenzione, ragazzi, perché qua c'è un'altra chicca super rara, e non è questa che conosciamo tutti. San Valentino, amore mio, con un deltaplano di dubbio gusto, a me non piace molto, però non è brutto. Poi abbiamo Giù, che non conosco. Intensità elevata, che è la Mustang di John Wick. Onda d'urto, Crash Zucchero, pure questa ce l'ho, mi sa che si sbloccava col pass battaglia. Fantina arcobaleno, anche questa ce l'ho bloccata col pass battaglia. Questa la davano, questa con lo shop a Natale. Io, ragazzi, ve lo spiego, queste skin o comunque sia deltaplani li conosco perché io prima giocavo su PS4, ma non shoppavo nulla, perché in realtà non avevo nemmeno l'account Epic Games, ma giocavo con l'account PS4, quindi comunque sia le conosco, ma non le ho mai shoppate. Poi sono passato a PC dalla terza stagione e da lì, insomma, ho iniziato a giocarci, a shoppare e a farmi l'account. Poi abbiamo questo, che non l'ho mai visto. Neanche questo ho mai visto, Reale X. Questo, vabbè, si conosce, dei Cavalieri, vabbè, deltaplano standard, che non ci interessa. Questo lo davano, deltaplano del fondatore, solo a chi ha comprato appunto il gioco prima che diventasse in Battle Royale. E poi dei vari ombrellini, molto molto basic. Ombrello della vittoria, sempre Vittoria Royale, pass battaglia della stagione 3. Vittoria, se fai in stagione 3. E poi eccolo qua, ombrellino del fondatore. Questo ce lo possono avere solo chi appunto ha comprato il gioco all'inizio proprio, insomma, molto figo. E poi questo qui è di questo pass battaglia. Le scie sono conosciute, insomma, le solite, ve le faccio vedere proprio al volo perché non ne vale la pena.
Le schermate di caricamento sono anche poche, perché non, vi ripeto, non sta più giocando, non ha più giocato. Poi. Ma veniamo adesso alla parte più divertente, ovvero i balli, ragazzi. Non so cosa aspettarmi. Vabbè, questo ce l'abbiamo tutti. Abbiamo... questo è molto figo, febbre da disco mi pare. Ballo storico di Fortnite. Poi abbiamo la Sgana Flow, di nuovo Gucci Gucci. Sexy da matti, questo è figo. Giubilio, e vediamo se ce ne sono altre. Oh sì, ci sono, vabbè, il freestyling che conosciamo, lo danno con Twitch Prime. Michael Jackson, rianimato. Migliori amici la davano col pass battaglia. Svolazzo, è abbastanza rara come emote, come ballo. Poi abbiamo il robot, che davano col pass battaglia. Di San Valentino tutto. Di San Valentino abbiamo tutto, tutto quanto. Anche il bacetto. Bacini e cuoricini. Oppa, Gangnam Style. La dub, ragazzi, la dub da quanto non si vede. Il serpente, ne ha... oddio questa. Oddio questa. Molto molto bella. Questa mi pare anche che fu uno dei primi balli. Fatemi sapere voi da quanto tempo giocate a Fortnite con un commento qua sotto. Vabbè, Big Money, Popcorn ce l'abbiamo tutti, questa ce l'abbiamo tutti. E Sexy da matti, io l'ho fatta vedere. E poi ci sono, vabbè, le nuove emote, le nuove cose. I saluti e carta forbice, sasso. E poi abbiamo la classica, il classico balletto dei non skinnati. E niente ragazzi, questo era tutto, sono veramente felice. Seguitemi su Instagram per vedere vittorie reali con queste nuove skin. Anzi, mettiamo subito Cool Trooper come Meat. Mi raccomando, 150.000 like, vi regalo l'account, o questo o il mio. Ma dovete spolliciare, seguirmi su Instagram che trovate in descrizione, ritaggarmi, e mi raccomando, iscrivetevi al canale, cliccate sulla campanella. Noi ci vediamo prestissimo con un nuovo video. Io vi mando un abbraccione, un salutone e ciao gente!